Buongiorno amici, ci siamo per una mini live oggi. Sono tornata a Roma, sono contentissima di essere a Roma, sono contentissima di essere qua con voi. Scusate, come sempre nella diretta dobbiamo correggere un po' di inquadratura e quant'altro. Ci serve un elastico, una sedia e il nostro tappetino per fare i tricipiti. Questa è la famosa zona critica anche per noi sportivi, non è che noi siamo immune a questo cedimento della pelle. Allora, che cosa possiamo fare? Ovviamente esercizi, questo è fondamentale, gli esercizi sono molto importanti, ma anche molto importante le creme rassodanti, un Be Good che ti tonifica la pelle, ok? E da domani sarò su GM24 con Be Good e con tantissimi sconti, così se volete entrare in questo mondo, venite perché ci sarà sconti sulla pedana vibrante e sconti sul Be Good. Ascoltami, amiche, ve lo dico prima perché comunque su Now siete miei amatissimi guerrieri. Ci serve l'elastico e l'altra cosa è se vogliamo, ok, dermaroller per anche le zone critiche dove abbiamo problemi di lassità cutanea. Allora, io sto lavorando con il collo mi sta dando un po' di noia, un po' di fastidio, legato ovviamente all'età, legato che sono bionda e sono di carnagione, e questo vuol dire che la mia pelle è più delicata. Io mi sono ritornata a utilizzare le mie dermaroller tutte le sere e poi dopo vi faccio vedere le foto prima e dopo perché ce la sto facendo tutti i giorni perché la dobbiamo fare lontano dell'esposizione solare. Allora, detto questo, perché lo posso usare dove c'è pelle lassa su tutto il corpo, interna coscia, pancia, glutei, collo, ok? Allora, 0,50 per il corpo e usiamo uno 0,25 per la faccia. Ok, detto questo, farò anche un tutorial per quello, state tranquilli, ma non adesso. Allora, attacco dietro la mia testa sul braccio, appoggio proprio la mano sulla testa e mi aggrappo sotto per proprio fermare l'elastico sotto e comincia l'estensione in su. Piano piano, noi stiamo ancora riscaldando. Quando riscaldo non devo pensare di andare a essere troppo aggressivi, specialmente con i tricipiti. I tricipiti si possono infiammare, ok? Il famoso gomito dell'intennista, gomito del golfista. Noi abbiamo bisogno proprio sempre di riscaldare qualsiasi articolazione prima di utilizzarlo troppo. Così vuol dire non troppo, troppo, troppo corto. Lo facciamo soltanto una ventina di volte per lato e poi cominceremo a fare anche a terra e la facciamo nostra sedia. Avremo diverse opportunità di lavorare la zona del tricipite. Quando finisco, guarda, riappoggio il braccio e libero da sotto la mano. Non, e ripeto, non spostare l'elastico da un braccio all'altro velocemente perché potrebbe far male alla cuffia rotatoria della spalla, ok? Noi dobbiamo, man mano, purtroppo l'ho imparato con il mio stesso fisico, che il fisico si logora, si usera. Allora, prima che andiamo a proteggere l'articolazione e proteggere la schiena e proteggere le ginocchia, meglio vivremo di rendita, ok? Questo è molto importante perché io non conosco un sportivo di qualsiasi livello che non ha problemi articolari, ma io sto parlando di campioni del mondo, sto parlando di professionisti, così il problema è quello che blocca uno sportivo sono quasi sempre le articolazioni e non i muscoli. Così se noi andiamo a lavorare con tranquillità e dolcezza, vedrai che l'articolazione ti dura molto di più e con molto, molto meno dolore. Datemi ancora 5, datemi ancora 4. Datemi ancora 3, datemi ancora 2 e 1. Stop. Lascia l'elastico, sentirai che sta già lavorando. Scendiamo proprio per terra in ginocchio e andiamo proprio a pancia in giù, pancia, 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 pancia in giù. E mani all'altezza del petto, allontano il pavimento da me e scendo giù. La prima volta è veramente dolce, ok? Sia per la schiena che per i gomiti, ok? Piccola pressione, scendo giù. Vedi che non sto venendo tanto tanto alto. Siamo sempre in fase di riscaldamento. Respiro. E sto allontanando il pavimento da me. Guardami le spalle giù, i gomiti stretti. E facciamo uno, due, tre. Senti come si attiva subito il tricipiti. E cinque, e sei, sette.
And relax. Recupero le braccia. Si sentono subito i nostri tricipiti, però è una zona molto importante e così in questi mini live provo di bilanciare tutte le zone, perché noi spesso e volentieri, ok, su e giù di nuovo, è normale che tu dici glutei, voglio interno coscia, voglio addome, glutei, interno coscia, addome, e dimentichiamo del petto, dei bicipiti, della nostra meravigliosa magari schiena, così dobbiamo bilanciare tutto. Ancora 4, ancora 3, ancora 2, and 1, and relax, recupero, rimane giù. Come sta andando la vostra ripartenza, eh? La vostra ritorno alla vita quotidiana? Ok, scendiamo di nuovo, 1, and 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultimo, 10, scendo in giù. Ok, torniamo su, ritorniamo sul nostro elastico, andiamo a prendere l'elastico. E come ho detto, questo è un allenamento solo per i tricipiti, non ti sto dando recupero di alcun genere, bello concentrata, facciamo circa 8-10 minuti, solo i tricipiti. Ma perché mi piace? Allora, me l'appoggio dietro il collo, ok? Dietro il collo, non sul cervicale, passo di fronte proprio la spalla e provo di bloccarlo sulla parte esterna della spalla, sulla clavicola, per far sì che, vedi, così non sto tirando sulle spalle e non sto tirando sul collo. Dopodiché chiudo i gomiti e vado in estensione, ok? Vedi come il braccio, non so se riuscite a vedere come il tricipite. Adesso, l'altra cosa, le spalle sono basse. Okay, molte persone quando lavorano le braccia stanno sempre con queste spalle diciamo sollevate, e questo ti dà fastidio sulla zona cervicale. Ok, così stendo, in 2, in 3, e guarda, quando vado in estensione provi di estendere oltre di quelle che tu avresti pensato. Ok, vado, sollevo, in giù, vado, stendo, sollevo poco e giù, stendo, come se stessi provando di toccare il soffitto. Ah, senza però sollevare le spalle, ok? 8, 7, 6, 5, ancora 4, 3, 2, 1, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop, relax, ok. Sedia, ci serve la sedia. Prendiamo la sedia e la portiamo poco a poco in avanti. Lo lascio a 3/4 perché questi si chiamano dips. E poi facciamo caso che tu sei a smart working, state facendo una telefonata, una videoconferenza. Potete anche fare questo, che ti stacchi, ok, così loro non si rendono conto che lo stai facendo, ma anche semplicemente una pressione di questa, diciamo, raggio di azione funziona, perché il minuto che il peso sta su la mano sentirai l'attivazione del tricipite. Ok, siamo così. Anche piccolissimo facciamo 1, 2, 3, spalle indietro, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e venite su. Oh, recupero. Senti come stanno lavorando e ripeto, voglio che lavorate piano e minuto che cominciate a sentire il, diciamo, il gomito a obiettare, a dire questo non mi fa male, ti fermi, ti recuperi, perché la cosa importante è di non lavorare mai sul dolore. Di nuovo, e poi il secondo trucco, sempre anche per tendiniti, è riscaldamento. E 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, relax. L'avete sentito? Ok, finiamo con l'ultimo esercizio. L'elastico passa sotto la nostra, come si chiama, sedia. Ok, lo passo indietro, giro ancora più frontale, e di qua con le mani provo innanzitutto di trovare il dosaggio dell'elastico che è, diciamo, uguale da entrambe le parti. Io me la accorcio poco poco di più, così sento bene il lavoro. Mi porto il busto in avanti, ok? Stabilizzati, perché questa è una sedia molto molto pesante. Se tu non hai una sedia pesante potrebbe ribaltare, così. Peso, devi sempre capire dove stai andando quando stai lavorando, perché non so se avete visto anche sotto il lockdown la gente che si faceva male in casa, perché dobbiamo sempre stare, diciamo, attenti del nostro zona circostante per capire bambini, cani, gatti, spigoli, e anche sentire l'appoggio, che l'appoggio è solido. Ok, stendo e scendo. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ok, per farvi capire, i nostri tricipiti, esattamente come la parola stessa dice, tri, sono tre testate. Ecco perché dobbiamo fare spinte in su, spinte in giù. Dobbiamo fare diverse angolazioni di spinte per andare a attivare diverse teste di questo muscolo, diverse inserzioni. Ancora. E facciamo 8, 7, accorcio ancora, 6, 5, 4, 3, 2, ultima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Ok, così abbiamo fatto una mini live dedicato al muscolo dell'applauso, ai nostri tricipiti. Ricordate che qui su Now ogni giorno proviamo di stimolarvi in modo diverso. Per tutti i miei amici che sono base, webinar è libero, è libero accesso a tutti quelli che sono gold. I nostri webinar sono dedicati proprio per 10 settimane, quasi 3 mesi, perché serve 6 mesi per risettare il set point. Così già 3 mesi ti porto avanti, e poi magari ci facciamo qualche visita dal terzo al sesto mese per continuazione, perché se io in 6 mesi riesco ad attaccare 10% del mio peso, se sono sovrappeso, per coloro che non sono sovrappeso vuol dire mantenere il set point. Ok, mantenere il set point, perché anche questo è un'altra cosa che spiegherò sabato mattina con il secondo webinar. Però questo webinar sono dedicato a risettare il tuo set point, che ti permette anche ogni tanto di sgarare di più, di mangiare male senza che succeda niente. Sai quelle amiche che riescono a mangiare qualsiasi cosa, non mettono un grammo? Quello è il set point. E noi vogliamo arrivare a quel set point. Così vi aspetto sabato per il webinar. Vi auguro una giornata fantastica, e per tutti i miei amici Gold ci vediamo stasera alle 18:30 con un live di Intensity con Super Jump. Ciao, passate una giornata figatosa!